Ciao a tutti e a tutti, bentornati sul canale. Sono qui con un nuovo acquisto di filati, dei filati nuovi che ho voluto provare. E mi sono piaciuti e quindi ve li voglio consigliare. A parte questi che sono un classico cotone, questi sono tutti dei filati un po' particolari. Iniziamo a caso da questo, che si chiama Perlina. Sono filati della Mistrico Filati, e dei filati che io ho acquistato da una merceria che vende online e si chiama Merceria Coletti di Coletti Giuseppe. Poi nel box informazioni io vi lascerò il link della pagina Facebook di questa merceria, dove potete chiedere informazioni su questi filati. Sono gentilissimi, se vi interessa un filato vi mandate un messaggio, vi diranno il prezzo, vi manderanno la cartella dei colori, eccetera eccetera. Sono rapidissimi con le spedizioni. Il pacco è stato spedito lunedì e oggi è arrivato. Un servizio eccellente, i filati sono molto belli, loro sono molto disponibili e gentili, e quindi io vi consiglio, ve la consiglio questa merceria. Sapete che io acquisto un po' dappertutto, sono un affezionatissimo dei filati Ice, se avete visto tutte le mie recensioni, però mi piace acquistare e provare anche nuovi filati, e ho voluto provare questi filati da questa merceria e ne sono stato veramente soddisfatto. Allora, dicevamo, questo filato che si chiama Perlina della Mistrico Filati, scusate, è un filato in microfibra, 100% microfibra, 100 grammi per 340 metri, da lavorare con 3,5-4 qua indicano. È un filato molto particolare, come vedete è molto ritorto, ha una tensione particolare, sembra quasi una fila di perline, credo che per quello si chiami perlina. Morbido e soffice, ovviamente essendo microfibra è analergico. Il metraggio è bello grande. Io ho acquistato questi tre colori, un grigio più scuro, un grigio più chiaro e questo rosa antico. Credo che li metterò assieme così per fare uno scialle. Ho provato a fare un campioncino con una semplice maglia alta, i ferri ancora non l'ho provato, e l'effetto è davvero molto bello. L'effetto di questa torsione del filato è molto molto particolare, anche con una semplice maglia bassa fa davvero un bellissimo effetto. Mi è piaciuto davvero tanto questo filato. Sapevo già che la microfibra comunque è bella morbida, però non l'avendolo provato, se vi piace ve li consiglio tutti comunque. Quindi questi tre, ricordo, Perlina. Poi passiamo a questo, anche questo è un filato molto particolare, si chiama Canada Zucchero Lux ed è una viscosa, 97% di viscosa da canna da zucchero. Ora non mette a fuoco ovviamente, e il 3% di poliestere metallizzato, che è un leggero filo di lurex che ha all'interno, ma molto sottile e molto fine come risultato. Io non so se dal video si vede, però mi sembra di sì, che queste pagliuzze iridescenti si riescano a vedere anche dal video, perché sono talmente sottili e leggere che non è una cosa pesante, è davvero una cosa molto molto carina. Sono gomitoli da 50 grammi per 145 metri, è un filato sottile, qua indicano anche qua 3,5-4. Sì, 3,5-4. Io, della verità, ho fatto un campioncino e l'ho lavorato con il 3, e almeno per la mia mano direi che il 3 è più che ottimo, perché vedete, indicano per questo un 3,5-4
è per questo la stessa cosa, ma questo è molto più spesso rispetto a questo. Quindi secondo me è adatto un 3. Poi anche se dipende sempre, come al solito, dalla nostra mano. Ho fatto anche qua un campioncino di semplici maglie basse. Ecco, vedete questi effetti luccicosi, molto molto carino, molto molto bello. Ho preso questo color rosa molto chiaro, molto tenue, questo lilla e questo grigio argento, tutti e tre molto belli. Anche questo è morbido e setoso, infatti c'è scritto silk touch, perché sembra quasi seta a toccarlo. Infatti comunque la viscosa è un filato molto morbido, molto liscio, e infatti è chiamato anche seta artificiale. E quindi anche questo un ottimo filato, davvero molto bello. Hanno anche dei prezzi buoni, quindi anche questo consigliato. Qua non so ancora cosa ci farò, ma li ho presi sempre in previsione di metterli tutti e tre assieme, questi colori, questi tre colori assieme, io direi che stanno molto bene. Mettendo da parte questi qua, ho preso questo, che è un cotone egiziano 100%, non mercerizzato, cosa che io amo molto, perché il cotone non mercerizzato è più morbido, molto più morbido rispetto al cotone mercerizzato. Non che il mercerizzato sia duro, ma essendo appunto mercerizzato risulta molto meno morbido rispetto al cotone non mercerizzato, ecco. Infatti soft touch, proprio morbido al tatto. Si chiama Polinesia, sempre di Mistrico Filati, ed è un cotone sfumato da un grigio chiaro a un grigio più scuro. C'è anche un grigio all'interno quasi nero. I gomitoli può essere che vi appaiano anche così, che possa sembrare diverso, ma poi dentro troviamo gli stessi colori, quindi è un fatto solo di come è composto il gomitolo e delle sfumature. Alla fine abbiamo gli stessi colori, sono solo composti in modo diverso. E allora vi do un po' che di indicazioni. Abbiamo 100 grammi per... oggi non mette a fuoco, non so perché, 100 grammi per 330 metri, anche qua un bel metraggio, da lavorare con, cosa indica qua, 3-3,5, e direi che ci siamo, perché anche questo è un filato bello sottile. Siccome questi sono dei filati che credo che utilizzerò, anzi sono sicuro, per dei progetti all'uncinetto, io per i progetti all'uncinetto preferisco in modo assoluto i filati sottili, perché danno un effetto molto più elegante al capo, secondo me, rispetto a un filato grosso. Cioè, l'effetto che abbiamo con un filato così, se andiamo a lavorare un filato che richiede un 5, 6 o ancora di più, a me personalmente all'uncinetto non piacciono, diventano troppo grossolani. Invece con i filati sottili trovo che i capi siano molto più eleganti, quindi questi filati sottili li prediligo per lavorare l'uncinetto. Ho preso questa variante in grigio e questa variante in rosa, lilla. Anche qui abbiamo diverse tonalità, c'è questo più chiaro, poi più scuro, all'interno poi abbiamo un lilla più scuro, e molto bello, mi è piaciuto anche questo. Credo che ci farò delle Bactus con queste estive, quindi con 600 metri è più che sufficiente per fare una Bactus primaverile estiva. E quindi due gomitoli per me sono sufficienti, uno e uno due, e appena riuscirò a realizzarle magari ve le faccio vedere. Non ho fatto il campioncino di questo perché, essendo un normale cotone, non ho fatto il campioncino come questo, volevo vedere il risultato. E nulla, la recensione è stata breve, però vi volevo far vedere questi nuovi filati, queste novità. E devo registrare il tutorial per uno scialle, l'ultimo che ho fatto. Sono stato un po'
impegnato in questi ultimi giorni, anche questa settimana sarà abbastanza intensa, quindi non so se riuscirò a farlo questa settimana o la prossima, e spero che abbiate pazienza, se non ho caricato ancora nuovi progetti, ma purtroppo il tempo è quello che è, per lavorare i progetti e portarli avanti è necessario avere un po' di tempo e quindi sono un po' rallentato in questo periodo, anche perché stavo facendo un lavoro a maglia che sto facendo per la prima volta e mi ha portato via un po' di tempo perché non mi riusciva, quindi fai, disfa, eccetera. E mi ero incaponito fino a che sono riuscito a farlo con l'aiuto di una mia amica. E quindi mi ha portato via un pochino di tempo. Comunque lo scialle è già fatto, ci metto poco a registrare il video tutorial perché è un lavoro abbastanza semplice. Poi devo fare anche un video di un punto per un'amica del gruppo, Gioiose Creazioni, che cercava questo punto e mi ha chiesto se posso fare il tutorial. Quindi ho dei progettini da fare che spero di portare a termine il prima possibile. Vi ringrazio per avermi seguito anche in questo video. Se vi fa piacere e non siete iscritti, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per ricevere le notifiche quando carico un nuovo video. Vi ringrazio di nuovo, vi do una buona giornata, una buona serata, dipende da quando guarderete il video e vi aspetto al prossimo. Ciao ciao!